Qual è una delle piante più fatali al mondo di cui non esiste ancora un antidoto? Sto parlando del colchico autunnale, il fiore che spesso viene scambiato dai meno esperti per zafferano selvatico. Si crede che il suo nome derivi dall'antica Grecia, in particolare dal distretto della Colchide, luogo in cui Medea, figlia del re della Colchide, lo utilizzava ampiamente come veleno. I sintomi da avvelenamento si presentano dalle 4 alle 12 ore dopo l'ingestione e si dividono in tre fasi. La prima fase si presenta con aumento di globuli bianchi, sintomi gastrointestinali con perdita di liquidi e shock ipovolemico. Nelle successive 24-72 ore si verifica la seconda fase, che può durare dai 5-7 giorni, caratterizzata da insufficienza cardiaca, renale, difficoltà respiratorie, coagulopatia, depressione del midollo osseo, danni epatici e del sistema neuromuscolare, con conseguente necrosi degli organi interessati. Durante questa fase il paziente finisce inevitabilmente in coma e deve essere intubato. La terza fase manifesta con alopecia, leucopenia con infezione e comporta quasi sempre collasso cardiovascolare e insufficienza respiratoria, con conseguenza la morte del paziente. Essendo i sintomi della fase iniziale molto equivocabili, è necessario intervenire tempestivamente, comunicando all'equipe medica di aver ingerito delle erbe spontanee. La sua tossicità è dovuta da un alcaloide chiamato colchicina, che risulta letale a dosi superiori dello 0,8 mg per chilo di peso corporeo. Altrettanto importanti lo erano e lo sono tuttora i suoi usi per scopi medicinali. Proprio questo alcaloide, chiamato colchicina, che lo rende così letale, è stato e viene tuttora utilizzato in campo medico. Essa è stata scoperta circa 3.000 anni fa ed è uno dei farmaci più antichi ancora in uso. È stata menzionata anche nel più antico testo medico egizio, il papiro di Ebers, risalente al 1550 a.C. e veniva utilizzata per curare gonfiore e dolore. Già Discoride nel primo secolo d.C. la utilizzava per curare la gotta e nel corso dei secoli questo suo uso è stato tramandato in diverse culture fino ad arrivare a Benjamin Franklin, al quale si può attribuire l'introduzione di questo farmaco negli Stati Uniti, in quanto il defunto presidente era solito utilizzare l'au medicinale prodotta da un militare francese per curare i propri problemi di gotta. Il principio attivo purificato fu sviluppato solo nel 1833 e solo nel 2009 l'utilizzo della colchicina come farmaco per la cura della gotta e di un'altra patologia chiamata febbre mediterranea familiare è stato reso legale. Proprio questa sua facile reperibilità come farmaco gli ha permesso di essere strumento di efferrati omicidi, come i casi separati di questi tre pazienti presentatisi in pronto soccorso con i medesimi sintomi, inizialmente non associati alla colchicina. Solo il confronto con l'ultimo caso e il mirato esame tossicologico ha portato alla conclusione di un avvelenamento volontario da parte di un familiare con il medesimo farmaco utilizzato per curare la gotta. Analoga vicenda è quella accaduta nel 2023, dove uno specializzando in medicina presso l'Università del Kansas, Connor Bowman, trentenne residente in Minnesota, aveva avvelenato la moglie Betty Bowman con la colchicina liquida. Oltre che per la gotta, la colchicina viene utilizzata in campo oncologico, in quanto è stato dimostrato essere in grado di inibire la proliferazione delle cellule tumorali. Ma come distinguiamo il colchicum autunnale dal Crocus sativus? Entrambe le piante fioriscono nello stesso periodo, ovvero l'autunno, ma lo zafferano vero non è presente spontaneo in Italia. Il colchico autunnale fa parte della famiglia delle colchicacee. L'infiorescenza è formata da un unico fiore per pianta, aperto in 6 segmenti e disposto su un lungo tubulo. Successivamente possono germogliare fino a 7 altri fiori dallo stesso bulbo, ma solo in tempi successivi. Il tubo è sempre bianco, mentre i 6 tepali variano dal bianco al lilla rosato, fino al purpureo. Le foglie lanceolate ed acute a portamento ondulato non sono presenti in autunno, durante la fase di fioritura, ma spunteranno in primavera. Ma ciò non avviene nelle altre specie di colchicum, che hanno inoltre foglie completamente differenti. Il fiore dello zafferano, del Crocus sativus, è
composto da 6 petali di colore violetto intenso. Ogni bulbo può produrre da 2 a 3 fiori che sono avvolti da una bianca e dura cuticola protettiva. Foglie del crocus sono sempre presenti durante la fase di fioritura. Sono molto strette ed allungate, con una lunghezza che varia dai 30 ai 35 cm. Di un colore verde scuro brillante con una striscia biancastra al centrale. La parte che li rende facilmente distinguibili da quelli del colchico è proprio quella riproduttiva. La parte maschile del crocus è composta da 3 antere gialle su cui è appoggiato il polline. La parte femminile è composta da ovario, stilo e stimmi. L'ovario si divide in 3 lunghi stimmi di colore rosso intenso, che sono proprio quelli che noi utilizziamo per fare il risotto allo zafferano. Nel colchico invece gli stami sono 6. Gli stimmi sono biancastri, di consistenza papillosa, allungati e ricurvi a uncino. È importante dunque conoscere quello che si raccoglie e fare sempre attenzione a ciò che andiamo a mettere nel cestino.